Andrea, noi dubbi non ne abbiamo. La tua tecnica è degna della cucina di MasterChef. Bravo. Ciao a tutti, sono Andrea, ho 42 anni, vengo da Marano Ticino, un piccolo paesino in provincia di Novara, vicino alle sponde del Lago Maggiore. Nella vita faccio il vice direttore in un supermercato, nella GDO, quindi lavoro. Il mio segno zodiacale è il Sagittario, mi rappresenta tantissimo, la mia voglia di viaggiare è infinita. L'emozione che ho provato con il piatto presentato ai giudici è stata veramente altissima, perché pensavo, caspita, adesso assaggiano quello che ho fatto io. Quindi, cioè, ho sempre servito quello che facevano loro, adesso tocca a me fargli assaggiare, fargli capire che anche un maestro è capace di cucinare. I giudizi degli chef sono stati veramente, veramente giusti, me ne sono accorto, ho capito anche l'errore che ho fatto, che è stato tecnico. Invece, Chef Barbieri ha visto probabilmente che la tecnica c'era e ha puntato su di me. Non ho ancora realizzato di essere entrato in questo magico mondo, perché è un'emozione fortissima. Penso che lo realizzerò, se ne avrò la possibilità, anche più avanti. La mia passione per la cucina è nata tanti anni fa. Ho girato un pochettino, un po' in tanti paesi, e ho assaggiato vari gusti e vari sapori. Da lì ho pensato, perché non ci provo anch'io a metterli insieme? Perché non provare a dare un'identità anche ad Andrea? Mi considero una persona molto umile, non mi faccio problemi ad abbassare la testa e ricominciare da capo. L'ho fatto e lo rifarei in qualsiasi momento della mia vita, sia professionale che personale. Il mio difetto? Parlo troppo. Un personaggio famoso per cui vorrei cucinare si chiama Napoleone Bonaparte. A Napoleone Bonaparte gli avrei preparato sicuramente un piatto di provenienza italiana, per fargli capire bene che cosa aveva perso in quel momento. MasterChef per me è un punto di partenza. MasterChef non è un punto di arrivo, ma è un punto per ricominciare. Il mio sogno è avere un'attività mia. Diciamo che nella testa c'è già tutto, quindi ha delle radici ben salde. Ovviamente sarò io a vincere MasterChef. No, scherzo. Cerco di vincere MasterChef, cerco di arrivare fino in fondo e sicuramente ci venderò cara la pelle, quello è poco ma sicuro. Sì!